Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Senti, ma sarò cieco, che ti devo dire? Ma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è impegnatissima in questo momento sul fronte dell'immigrazione, pensi che stia facendo bene? Pensi che conti, allora, siamo a un anno dalla vittoria elettorale, dice che l'Italia conta di più, che insomma siamo un grande paese. Solo che lei grande. Non sa contare, cioè l'Italia conta di più, ma lei ancora non ha imparato a contare, perché i conti con questa crisi economica lei non li fa. E trova tutte le ragioni possibili e immaginabili per cancellare la realtà. Noi parliamo se il Photoshop è venuto bene, se il suo vestito è cambiato, se il suo incontro con i grandi della terra ha avuto successo oppure no. Lei chiama Piano Mattei, scusate, un piano che non c'entra assolutamente niente con la figura di Mattei, se non per il fatto, diciamo, che c'è un riferimento geografico al Corno d'Africa. Per il resto, chi era Mattei, lo vogliamo ricordare? Era uno che considerava le risorse energetiche della Russia centrali per lo sviluppo dell'Europa. Ed è stato il primo, quando c'era la guerra fredda, è stato il primo ad aprire un canale di comunicazione con la Russia comunista, che allora si chiamava Unione Sovietica. Lei che fa? Lei sta, insieme a Biden, costruendo una cortina di ferro tra l'Europa e la Russia, per cui i russi diventano un nemico per tutto il resto della nostra vita. Ma è Biden che costruisce una cortina di ferro contro la Russia o è Putin che costruisce una cortina di ferro contro l'Europa e contro l'Occidente nel momento in cui invade un paese sovrano? Perché allora, poi qua veramente possiamo vuole la mia risposta? Però, allora, no, le Putin chiedo, non ha costruito nessuna cortina tra l'Europa e la Russia. Ha fatto un'invasione, che è una cosa terribile, sanguinosa, mostruosa per le conseguenze che ha avuto. Chiaro? Ma non sta costruendo la cortina. La cortina la stanno costruendo gli americani. E su questo dobbiamo essere molto chiari nel dire come stanno le cose. Perché hanno l'interesse economico a farlo. Perché il vero nemico degli americani non è questo Putin che potrebbe invadere la Polonia, perché, come sta vedendo, dal punto di vista militare non riesce nemmeno a controllare il Donbass. Quindi pensare che Putin da lì vada a Parigi o venga ad abbeverarsi nelle fontane del Vaticano mi sembra abbastanza sconvolgente. No, parliamo del fatto che c'è una Cina che ha superato gli Stati Uniti. Parliamo del fatto che ci sono 10 banche che controllano un terzo del PIL mondiale e le prime 4 sono cinesi. Parliamo del fatto che i comunisti cinesi sul terreno del liberismo hanno vinto una sfida. No, però, quindi no, ricostruire no, questo... No, non...